di completare l'opera per quanto riguarda almeno il discorso della segnaletica di queste due zone, come appunto si è detto, via Vetrivecchi, via Achille Grandi, che è la via che vedete alle mie spalle, quella di nuova diciamo, realizzazione, e poi la zona di via Fermi, via Fiamme Gialle, zona diciamo senza voler togliere nulla a nessuno, Minchetti, Marino Falmercato, cioè, Guardia di Finanza, e quindi abbiamo regolamentato diciamo una nuova viabilità cercando di razionalizzare un po' i flussi del traffico. Qui ad esempio abbiamo fatto di via Vetrivecchi un, diciamo, un anello a senso unico che parte dal ponticino sul borgo e arriva fin qua dove siamo noi, per cui chi dovrà ritornare indietro dal parcheggio che c'è davanti alla ferrovia dovrà gioco forza utilizzare la nuova via Achille Grandi per poter poi ritornare sulla zona di via Fornaci Mardini e rientrare verso il centro. L'altra zona invece? L'altra zona, via Fermi, via Fiamme Gialle, abbiamo semplicemente organizzato diciamo anche lì a senso unico la circolazione, non ovviamente in tutto diciamo, l'anello, e, semplicemente perché abbiamo rifatto le strade, c'è una nuova lottizzazione e la strada di servizio è stata finalmente asfaltata e completata, e quindi abbiamo messo la segnaletica sia verticale che orizzontale per definire e regolamentare definitivamente appunto la circolazione.